gli insegnanti di educazione fisica. Ci pare un controsenso questo, oltre a tanti altri. Grazie. Grazie, scusi onorevole Simonetti, ma non avevo segnato ma non ho letto. Chiedevo alla relatrice, perché alcuni colleghi hanno chiesto, oltre ad esprimere un parere, se ci fosse la possibilità di accantonare l'emendamento. Allora chiedevo alla relatrice se... Sì, Presidente, la accantono. Ok, allora intanto accantoniamo e andiamo avanti, poi ci torniamo sopra. Allora passiamo al 10.211. No, scusate, vediamo se c'è una correlazione. Onorevole Scotto. Sull'ordine dei lavori, articolo 8. Siamo molto lieti che la relatrice abbia deciso di accantonare questo emendamento. Tuttavia non pensiamo che sia compito della Presidenza suggerire al relatore cosa fare. Onorevole Scotto, mi dispiace per lei, io non ho affatto suggerito. Ci sono stati due interventi di due colleghi che hanno chiesto esplicitamente l'accantonamento. Io ho solo chiesto alla relatrice se intendeva accettare la proposta dei due colleghi che hanno partecipato al dibattito. Quindi mi dispiace, ma lei non ha ascoltato attentamente. Allora, chiederei agli uffici se l'emendamento successivo va accantonato. Onorevole Scotto, su che cosa? Varie volte durante questo dibattito come gruppo di SEL di poter accantonare degli emendamenti. Non è mai accaduto che venisse suggerito al relatore di accantonare. Va bene, è un'opinione che io apprezzo. Allora, questo lo dobbiamo fare o no? Allora, avendo accantonato gli emendamenti 10.209, 10.210, 10.208, dobbiamo andare a pagina 87. Quindi andiamo a pagina 87, se non...